problema generale nel momento in cui si definisce, si forma la visione di quella che si chiama la digital society, la società digitale o l'economia digitale. Questa visione e poi le politiche industriali che ne seguono devono, a mio parere, porre al centro la capacità e la forza delle industrie della creatività, delle industrie dunque del contenuto. In realtà la visione, per come si è formata a livello europeo, sovranazionale, e come si è formata spesso nelle singole agende digitali, è una visione a mio parere un po' importata da quel paradigma statunitense che ha messo al centro le reti, lo sviluppo delle reti, il loro aggiornamento, e non ha messo al centro l'importanza e la forza delle industrie del contenuto. L'esportazione dei contenuti creativi, quindi dei contenuti audiovisivi, è fortissima evidentemente in Gran Bretagna e poi in Francia. In Gran Bretagna per un sistema produttivo, una capacità degli stessi broadcaster di investire nel contenuto, nella produzione di contenuto, nella creazione degli studios, per esempio il caso di ITV eccetera. Ma si potrebbe pensare che il sistema britannico è avvantaggiato dalla cultura, dalla lingua, dalla capacità di esportazione. Un caso di successo è anche il caso francese, che grazie a risorse importanti, finanziamenti, aiuti diretti alla produzione televisiva, riesce ad attrarre capitali esteri è riuscita a far crescere le esportazioni. Tanto per citare un numero, nel 2016 sono stati investiti come aiuti soltanto nel segmento dei documentari, quindi nel genere dei documentari, ben 76 milioni di euro. Basterebbe al sistema italiano forse già il 10, 20, 30% di quella cifra per cambiare i destini della piccola e microscopica industria del documentario italiano. La scossa che serve all'Italia si forma con tre passaggi. Innanzitutto una visione, mettere al centro della visione dell'innovazione digitale la capacità di produzione dei contenuti, come dicevo, dunque l'industria dell'audiovisivo. Secondo passaggio, un governo unico del sistema delle industrie culturali e del sistema digitale, cosa che assolutamente non c'è. Terzo passaggio, risorse importanti a sostegno della produzione dell'audiovisivo.